due talenti da tutta Italia, ma che cos'è per Claudio Bicio il talento e come si riconosce? Cos'è il? Talento e come si riconosce? Domanda da 100 punti, cos'è il talento? Stiamo facendo da anni questa trasmissione e ancora non l'abbiamo capito di tutto. È abbastanza soggettivo, voglio dire, perché anche tra di noi giudici le discussioni che avvengono sono proprio su questo tema qua, ma questo perché il talento no, saper fare quei movimenti, la spaccata su un telo a 10 metri d'altezza, se non mi ha dato niente, basta o non basta? Non si dice, prova tu a farlo, no, io non sono capace a farlo, però non mi ha detto niente. Invece a me ha detto, perché poi dire qualcosa, cioè dare, comunicare, è anche molto soggettivo, quindi per questo dico è un argomento interessantissimo, ma anche abbastanza nebuloso, no, su definire esattamente cos'è il talento. Sicuramente deve esserci, sto dicendo, non deve esserci la cialtronaggine, poi non è detto del tutto, perché invece nell'arte comica essere cialtroni è un bel talento, di quello, no? Di essere, avere la faccia tosta, di far finta di non sapere far niente, pensa ai clown, no? Quelli che sbagliano, che cadono, gli inciampi, l'arte circense, per l'appunto. Quindi non è detto, insomma. Devo dire, per quanto mi riguarda, io me ne accorgo subito ormai, un po' di esperienza ce l'ho, non solo con Montale, ma pure da dire con Zelli, che intorno a me ne ho avuti di talenti, seri, veri, e lo capisci subito quando con Luciana stasera, Luciana Letizia ti ha detto una cosa giustissima, l'autenticità. L'autenticità è un po' di scrivere, no? Tra uno che ci prova, fa finta, ma non ci crede neanche lui fino in fondo e non va bene, e uno invece che anche nell'inciampo, nell'errore, nella stonatura forse può anche succedere, è autentico